se non ci fosse stato il video, non penso che ci mettiamo le mani del Real Madrid sul tavolo. La discriminante è sempre lo scena, show, certo. Per chi vuole capire, chi vuol capire capisca. In quel momento ho detto, cazzo, ce l'abbiamo fatta. Più che rappresentare napoletani, rappresentiamo noi stessi. Fius Gamer porta il Napoli direttamente a Scampia! Sul petto ha il tricolore, sul braccio la fascia di Diego. Il capitano del Napoli, Fius Gamer! Andrè, come va? Bene, te? Viaggio? Andato bene? Sì, sì. Che dobbiamo dire, siamo a Roma, anche se abbiamo la bandiera del Napoli dietro. Tanto sono contento che nonostante i soldi, la fama, ricordi le origini, si vede dall'outfit. Cioè? Ti sei vestito malissimo. Come malissimo? Va bene, che North Face, allora. Ma azzurro apposta, mi hai detto porta la sciarpa. La sciarpa va bene, la felpa, ma va bene. Lasciamo stare, eh. Diteci nei commenti se secondo voi è un outfit gradevole oppure no. Vabbè, non stavo pensando. Senti, facciamo un passo indietro. Sì. Che adesso tu sei Fius Gamer, sei affermato, insomma, è un discorso che ho fatto anche con Andrea Fratino nel primo video di questo nuovo format che è partito e vi ringrazio che vi è piaciuto molto. Tra l'altro a lui ho detto, prima di Andrea Fratino voglio conoscere Andrea, a te dico la stessa cosa, cioè prima di Fius Gamer voglio conoscere Andrea, okay. Che conosco meglio, perché insomma, ci conosciamo da anni e... Da? E c'è del... 2016. Forse 16. Tu fai video dal 2015. E penso l'anno dopo. A 14 anni hai iniziato a fare video. Sì, 14-15. E io farei un passo indietro al prima però, del web. Quindi tu nasci come Andrea, nasci a Napoli, nasci appassionato di calcio. Raccontami un po' quegli anni lì. Giocarlo, sì, quando ero piccolo, ma non seguivo il calcio. Ok, cioè fino a che età più o meno? A giocare a calcio? No, a non seguire il calcio. Sì. Penso fino a, in realtà, fino agli 11-12. Mm. Cioè, tipo, prima il Napoli lo odiavo. Che... Ma è vera sta cosa che ti favi Roma? Ti favo Roma. Ma ti favo Roma perché Mirko, appunto, ti fava Roma. E allora vedevo il fratello maggiore, okay. Capito? Forse... Ti favi Roma, non guardavi le partite? Spiegami. No, non le guardavo, zero. Cioè, capi, se vinceva la Roma, perché poi io, tra l'altro, il primo scudetto l'ha vinto... Il secondo, terzo. Ha vinto nel 2000... No, scusa. Uno. Sei nato te... Siamo 3-3. Ha vinto nel 2001, sì. Spy. Io sono nato nel 2001, quindi sotto. Maggio. Cosa? 28 maggio? Io? Ho la Roma. Tu sei nato il 28 maggio? Sì, no, dico quando ha vinto la Roma lo 17 scorso. Giugno. Ah, okay, quindi hai fatto in tempo a vederlo. Sì. Però il 28 maggio è una data nella storia della Roma importante perché si ritira Totti il giorno del tuo compleanno, esatto. Nel 2017. C'è sempre stato. Ma tu c'hai un qualcosa che mi dispiace di Napoli, però... Sto provando ad acquistarlo. Non so se ci guadagniamo. Però... C'è pure una foto quando il Napoli risale in Serie A, sì. Dalla Serie B alla Serie A, praticamente tutti i tifosi del Napoli in centro a Napoli si riuniscono in questa fontana, mm-hmm. Che si trova a Piazza Trieste e Trento. Io sono lì con la maglia della Roma. Allora, se trovo la foto della Giro, è assurdo, sto tipo in braccio a mio padre con la maglia della Roma, non so cosa hanno pensato i tifosi. Io voglio dire, non lo sapete, non lo vedete, c'è Super Allan dietro le quinte che sta guardando malissimo Andrea, lo sta guardando quasi schifato, ma va bene così. E poi, ti dico la verità, mi ha fatto innamorare del Napoli, un giocatore in particolare che è Cavani, che dal momento in cui l'ho visto con la sua folta chioma, ho detto il cuore azzurro. Ricordi la prima partita che hai visto allo stadio, qual è stata? Allo stadio, allora, mi hanno portato anche da bambino ed era, mi hanno detto un Napoli-Juve 3-3, Coppa Italia, gol di rovesciata di Cannavaro, però non ricordo niente. Io non ricordo la partita, hai detto 3-3, pensavo a un'altra stagione. Era 2006, okay. 2005-2006, quindi eravamo piccolo. Però la prima partita che ricordo con piacere erano le prime partite di Champions dell'era Mazzarri. Napoli-Villareal, Napoli-City. E lì Cavani quasi sempre. Ma rispondeva presente. Ti dico, erano quasi equiparabili alle emozioni dello scudetto. Perché era comunque il primo amore. Guarda, tra l'altro era un Napoli, ma tradizionalmente il Napoli mi ha sempre dato la sensazione di essere una squadra un po' matta nei finali di partita, molto viscerale anche come modo di vivere assieme alla sua gente le partite. Ricordo un Napoli-Lazio. A proposito di Mazzarri, del 2011, 4-3, lì Cavani fece il panico, sì. Ma quella è la fotografia del Napoli, secondo me, proprio come identità, come gioco, come rimonte. Sì, sì, sì.
siamo nati per soffrire. Infatti proprio quest'anno siamo nati per soffrire, perché comunque nonostante l'anno scorso ci sia stata questa cosa, sì, guarda l'anno dopo. Questo... Però ringrazio il Padre Eterno che ti ha fatto vedere uno scudetto. Che mi ha fatto vedere lo scudetto, perché io avevo il timore, scusate, di morire senza vedere lo scudetto. Vabbè, te lo giuro. Adesso te li porti male, ma sei 2001. Sì, sono 2001, 22 anni, quasi 23. Però ti dico la verità, credevo di morire... Cioè, vabbè, perché tutti moriremo. Dici? Sì. Ah, la chiamata di più prima di Roma-Napoli. Bene, magari speravo di morire prima, disse qualcuno. Però pensavo di vedere, di non vedere lo scudetto, ti dico la verità. Eppure il Napoli in questi anni, il percorso dato, di crescita... Non c'è mai stato quello step finale. Il Napoli dello scorso anno, l'ho sempre sostenuto da non tifoso del Napoli, la considero la squadra nella scorsa stagione più bella d'Europa. L'ho detto senza, vedere, senza sì, nessun problema. Perché poi, al di là delle passioni, al di là delle filosofie, giochisti o risultatisti, quella è una roba bella. Per chi ama il calcio, quella è una roba bella. Questa non può meno. Però ci sono i momenti, insomma. Ci sono i momenti. Senti, rimaniamo... all'Andrea piccolo pre-YouTube, quindi tu diventi tifoso del Napoli, vai a vedere qualche partita allo stadio e poi la passione web, la passione YouTube nasce come? Giocando a FIFA? Allora nasce dal momento in cui io in realtà da piccolino, quando avevo veramente sì tra gli 8, 9, 10 anni, c'era un'applicazione sul MacBook, saluto, speriamo insomma entri anche questa sponsor. che a me però il canale è mio, sì sì sì, perfetto. Poi gli do la percentuale. Sì. Comunque avevo questa mania di riprendermi, okay, e fare le telecronache, come facevi pure tu all'inizio di YouTube. So che mi seguivi, devo flexare questa cosa sì, qua. Sì, vero. Ho ritrovato un commento tuo di tantissimi anni fa. Perché tu hai iniziato il 2012-13. Ottobre 2013. E il 2014 già ti seguivo, vedevo le carriere con la Roma, Fiorentina. Cioè lui è diventato così per colpa mia. Cioè è assurdo, che fine ho fatto, vabbè. Vabbè. E poi è nato tutto naturale, perché poi nel 2015 ho iniziato con un mio amico che si chiamava Salvatore, infatti si lo chiama? Saluto. Si chiama, sì, ancora non è... Sì, vabbè, anche, tutti! Anche lui ha visto lo scudetto. Bene, meno male. Però in realtà il nome Fius me lo dona Mirko, perché Mirko come mi posso chiamare? Secondo te, Andri, ma che fa? Però vabbè, vediamo come posso fare. Mi accontentava perché comunque ero un ragazzino, eccetera. Scrive un po' sull'iPad... Fusco, Andrea Fius. Usciva Fius. Bene, suonava bene. Fius Gamer, com'è? Ciccio Gamer. E lì poi piano piano... Oh, e basta però. Mazzarri, calmo. Comunque, niente, poi piano piano è diventata un po' più seria la... Quindi Mirko diciamo, inizialmente era contrario a questa cosa qua. Questa... Quando è che ha cambiato idea? Perché poi so che quando lui... sono entrati i dineri. Ah, vedi, era lì. Lì torna tutto. Perché poi lui in realtà ha un ruolo... fondamentale, no? Sì, all'interno del canale. No. Tu parti da solo, ma ora siete, correggimi se sbaglio, praticamente una famiglia. Una cioè, Fuse Gamer... Una persona. Una persona. Penso di sì. Cioè, io senza di loro, ti dico la verità, non so se sarei qui in questo momento, perché cioè, in realtà ho avuto anche molti momenti in cui, capito, non so se riuscivo ad andare avanti senza di loro, perché comunque mi danno una grossa mano a livello lavorativo, anche a livello umano, perché poi comunque... Tutti quanti abbiamo dei momenti no. Però all'inizio, anche se Mirko mi diceva di no, mi dava una mano a tipo a spammarmi nei gruppi Facebook per bella, farmi conoscere, cosa, eccetera. Tu eri quello odiato dalla gente, sì, che andava a spammare. Spammavo, iscrivetevi, ricambi. Ho iscritto ricambi è di una tristezza infinita. Non ho mai avuto il coraggio di farla sta cosa. Ecco perché sono fallito. Avrei dovuto farla probabilmente. Sì, comunque poi è diventata un po' più seria la situazione. Si è unita anche Mister. Poi è nata, sono nate le reaction allo stadio. Io penso dal momento in cui... andiamo allo stadio, ci riprendiamo, è lì che secondo me abbiamo fatto il passo, sì. Anche perché poi quello è un format potenzialmente immortale, si fa continuamente, le partite sono diverse ogni anno, ogni domenica si può andare a vedere il Napoli. Quanti anni sono che fai reaction allo stadio adesso? 2015, nel 2015 abbiamo iniziato. Quindi sono quasi 10 anni, sì. Quasi 10 anni di partite, togliendo l'ultima stagione, che ovviamente è quella dello scudetto, quindi la più bella emotivamente. La partita più bella che ricordi allo stadio? Oh Gesù. È tosta, eh? Sì, sono tante. Ce ne sono tante.
Napoli-Lazio quando? Allora, non ricordo. No, perché dal momento che è morto Maradona. Napoli-Lazio 4-0. Forse ho capito. Tu ti riferisci perché c'è il 25 novembre che la Roma di Maradona. Sbaglio, ci fu Napoli-Roma nel 2020-21. Forse 21-22? Che si insegna punizione. No, era 2021. Sempre 2021? Quando morì Maradona. Era. Sì, sì, sì. 2021. Però Napoli-Lazio, secondo me, è la stagione dopo. Quello. La stagione dopo. Che Mertens segna da fuori. Sì, la stagione dopo. Sì, sì, sì. Che era l'ultimo anno di Mertens. Sì. Il primo di Spalletti. Il primo di Spalletti 21-22, sì, quindi sì, comunque primo, qualcosa di recente. Sì, sì, comunque è no, ma perché allora sentivo allo stadio un qualcosa di sovrannaturale. Non lo so, sentivo una sinergia proprio tra i tifosi, cioè che tra il campo e gli spalti, una sinergia che non ho mai sentito allo stadio. Tu l'hai citato, io non te lo posso non chiedere, è una domanda banalissima, no? Cosa rappresenta Diego a Napoli? Però te lo voglio chiedere perché tu oggi sei un rappresentante qui della napoletanità. No, sia vissuta che calcistica, no, campo, fuori, nelle reazioni, sei nato e cresciuto lì, cosa significa? Allora, innanzitutto, hai detto una cagata, cioè non rappresento Napoli, napoletano, lo voglio precisare perché sennò mi rompono il pallo. Dici al conduttore, di vabbè, no, giusto, mettiamo le mani avanti. Allora, l'aria che si respira a Napoli con Diego, cioè Diego per noi è proprio, cioè Dillo, veramente il signore, capito? Cioè quello che devi rispettare se gli... Cioè, se dici porco Maradona è come se bestemmiassi. Infatti l'ho appena fatto. Ecco. Censuriamo. Però sì, è un qualcosa che mi è stato raccontato, perché poi non avendolo vissuto non ti so certo dire. Però era un qualcosa oltre il calcio. Ci ha rappresentato quasi una rivincita sociale. Proprio una rivalsa sociale. Cioè, almeno per quello che mi hanno raccontato, che sì, oltre alle giocate che hanno fatto innamorare tutti i tifosi del calcio, era proprio un qualcosa al di fuori, ci ha fatto rispettare, ci ha dato una dignità. Un Maradona oggi, con le tante differenze, le televisioni, gli interessi, il marketing, con quella personalità lì, con quell'essere anche contrario ad alcune dinamiche, potrebbe esistere secondo te? Al di là del talento, proprio per essere schierato in quel modo, essendo così grande giocatore, per i paragoni che facevi con i grandi di oggi? Non credo. L'unico che forse si è avvicinato è Mertens. Però no, non credo proprio, cioè non si potrà avvicinare mai nessuno. Prima mi dicevi, anche un po' scherzandoci, non diciamo che rappresenti i napoletani perché sennò mi linciano, il tuo rapporto è un po' amore e odio ogni tanto con i tifosi del Napoli, con la napoletanità, come lo vivi? Perché sei un forte rappresentante comunque, no? E quindi vieni anche visto inevitabilmente da fuori, sì, ti dico, come un punto di riferimento. Un non napoletano potrebbe pensare che tu vada a rappresentare quel discorso lì. Sì, io allora innanzitutto parlo anche a nome di mister Mirko. Io credo che noi rappresentiamo dei, sì, a volte magari esagerati, però penso dei semplici tifosi che guardano le partite del Napoli avendo la passione da piccolini, a parte il discorso della Roma. togliamo la prima parte del video. Più che rappresentare napoletani, rappresentiamo noi stessi. Cioè quello che vedete nei video, magari sì, a volte un po' esagerando qualche commento di troppo, e anche per chi vuole capire, certo, sì, per scena, per sicuramente. Però quello che vedete nei video lo facevamo anche prima del 2015. E poi ecco un'altra sfumatura è, voi la maggior parte dei vostri contenuti, specialmente legati al Napoli, li fate live e quindi a caldo. Sì. Molte cose che si dicono a caldo, immagino riguardi il video già dopo a mente fredda e dici ok, sì, qua magari ho esagerato, ma durante la partita ti lasci trascinare, quella è anche una passione bella. Sì, forse magari ultimamente, ti dico negli ultimi anni, magari visto che comunque ci seguono anche ragazzini abbastanza piccolini, tendiamo a non dire troppe parolacce, anche se è difficilissimo. Però io credo che, visto comunque la visibilità di oggi, non lo so, forse sarà la mente umana, sarà per una questione di proprio saper campare sul web, devi anche limitarti a dire certe cose. In che senso? Nel senso che non posso dire, wow, spero che cade l'aereo della Juventus, ok, no. Ma mi sembra evidente, pensavo un po' meno, allora sì, capisco. No, ovviamente non lo penserei mai, okay? Però magari uno che sta da casa, un tifoso romano, sì, dice, magari esagero. Oh, magari muoiono sti romanacci.
scappano queste cose, così è un tifoso vero. No, no, certo. È una cosa che uno magari non pensa in quel momento, ma non pensa in realtà, perché poi tutti siamo esseri umani. Lasciarsi trascinare dal momento senza pensare troppo alle conseguenze di quello che si sta dicendo. E ci siamo limitati su questo, credo. Okay. Poi, beh, sì, quello... Dipende dal momento, ovviamente, dipende dalla delicatezza del momento della stagione, della partita, di contro chi giochi. In primis io cerco di essere pure a volte un po' più freddo, lucido. Anche se è difficilissimo. Mirko meno. Mirko è molto più, da questo punto di vista, caldo. Sì. Ecco, mettiamola così. Tu prima mi dicevi, eravamo così anche nel tipo di reazione prima del 2015, è una cosa che ci risultava automatica. Banalmente vado lì, anche il discorso magari del gufare la squadra rivale per gioco. Per esempio, nel museo del Real Madrid ci siete voi che esultate per quella finale di Champions. Quella è una cosa che nel corso del tempo, per esempio, non avete più fatto, ma che, almeno da chi vi vuole magari meno bene, è spesso utilizzata, no? Come li riconosco per questo motivo qua. Allora, adesso che... Vabbè, la Juve non sta giocando, per esempio, più da quando in Champions, da 1-2 annetti. Sì. Però ti dico la verità, dal momento in cui perdono le partite, ti dico la verità, non sto godendo più come prima. Perché sono meno... Sono un po' più simpatici. La squadra che vince meno è tradizionalmente più può simpatica. Essere che quello. Però pure l'Inter, stessa cosa. Se perde l'Inter, ma in campionato, perde in Champions. Ovviamente... C'è un'altra rivalità. Sì, ok. Però ritornando al discorso Real Madrid, abbiamo indossato le magliette, eccetera. Se non ci fosse stato il video, non penso che ci mettiamo le magliette Real Madrid sotto la mano. La discriminante è sempre lo scena, show. Certo. Per chi vuole capire, chi vuol capire capisca. Però è una roba che vi ha dato particolarmente fastidio, cioè voi avete deciso di non farla più banalmente, quindi evidentemente no, per qualche la motivo. Verità, all'inizio sì, ci dava fastidio vedere tutti quegli insulti eccetera, però li capisco perché comunque è una provocazione. È quello che mostri, no? E quindi ti torna quello indietro. Però ti dico la verità, cioè pensandoci non mi tocca minimamente, perché pure se vedo uno juventino che tifa contro di noi in Champions al Napoli... Oh, ma faccio merda, gli dico, capito? Certo. Ma cosa fai? La prendi, capito? Poco bene. Sì. Tu sei anche cresciuto, no, da questo punto di vista, e tornando a quello che dicevo all'inizio, hai vissuto un'evoluzione come persona e poi naturalmente come creator. E questo secondo me ha influito tanto poi, perché ci sono passato anch'io nell'arco degli anni, faccio questa cosa, oggi che siamo nel 2016. Esatto. Oggi non la faccio più che siamo nel 2021, perché il tuo modo anche, no, di vivere quella rivalità magari è cambiato. Oggi sei un po' più sereno, all'epoca sei giustamente un bambino, cresci in quell'ambito lì, vedi il tuo orticello. Anche questo può essere, sì, ti dico la verità. C'è un momento in cui tu il Napoli puoi rappresentarlo mettendo degli scarpini e scendendo in campo. Fa sta faccia, dai. No, dici. È una cosa impossibile. No, vai. Vai, è un'immaginazione, vai. Vabbè, un sogno. Continua. La YouTuber Summer Cup del 2021. È la prima volta che ti vediamo in campo da giocatore. Ah, ok, no, scusa, pensavo il Napoli Reale. Ecco, calma. No, è già no, arrivato. Ha sognato esageratamente. Vabbè, sì, YouTuber Summer Cup, ok. Rimessa laterale in favore dei partner europei. Yas non ci crede nemmeno lui. Attenzione, Pius, potrebbe chiuderla e 3-5-3. È stato un po' più calcetto tra amici, la verità, YouTuber Summer Cup. Nonostante ciò, io ricordo un gol al Milan con Tyler in porta, via la maglia e... Che schifo. Pollo arrosto. Mamma mia, però ho replicato io contro te in finale. Sì. Che lì pure ne ero messo era meglio. Un po' più calcetto, ti dico la verità. Era un po' più calcetto, soprattutto il primo anno, era molto gioco, l'anno degli europei. Sarà più bello. Era più bello così, dici? Non si pensavano alle squadre, all'equilibrio. Sì, comunque ti stava sempre sulle palle perdere. E lì quindi, da quel punto di vista, dici che era meglio? Da quel punto di vista sì, perché c'era, secondo me, rispetto ad ora, non mi viene il termine, meno pensiero, come... Meno tensione. Eravamo un po' più liberi di testa, secondo me. Può essere, sì. Secondo me. Poi anche lì, no, è un momento, tornando all'evoluzione, come la vivi tu come persona. Però concordo sul fatto del lì c'era più freschezza, leggerezza. Sì. Poi nel tempo però arriva la YouTuber League. Nel tempo è cambiato, perché poi sì, c'è questo evento che non so come cavolo hai fatto a inventarti questa cosa. Io faccio i complimenti perché innanzitutto, cioè, parto dalla cosa più forte che c'è stata. La sciarpa che cade, che è la costante del video. No, qual è? Napoli, Juve, Vaiu, penso sia stata... C'è una cosa che ti dico, cioè mi vengono i brividi, cioè mi viene la pelle d'oca. Cioè io penso che quando avrò
se sono ancora in, su questo pianeta Terra. Tutto il video scusate. Che fa così, va bene la scaramanzia a Napoli. Quando avrò 40, 50, sì. 60, 70 anni, lo racconterò ai miei figli, ai miei nipoti, ai miei pronipoti. E rutto e... vabbè, no, così, basta, lo scudetto l'abbiamo vinto, è andata bene così, capite, via però, la sciarpa. Va bene, quest'anno però già ci avete fatto. Va bene, via tutto. Ok, bello della diretta. Togliamo, togliamo. Questa parte mi offendo se viene tolta dal video, deve essere qui. Oh. Lo metto qua, eh. Quanti c'erano? Tra i 4 e i 5.000, 3, 4, 5. C'è chi dice 3, c'è chi dice 4, c'è chi dice 5, secondo me so. I 5.000. Forse 4.000, tra i 4 e i 5. Con quelli sono rimasti perché fuori. C'era perché c'era gente, fuori. le finestre, quelle è vero. Qua giù è... Cioè, lì mi sono sentito calciatore. Ma sai che io... Tu non l'hai provato, tu hai vendato il format e non l'hai provata quella cosa. Beh, non ho provato Scampia. In parte Napoli l'ho provata da giocatore. Però ti dico che io ero contento quel giorno. Ma sarà i pensieri, pensare all'evento, fare tutto bene, la telecronaca della partita. Io l'ho realizzata dopo. Forse un paio di mesi fa. Cioè Scampia io l'ho realizzata un paio di mesi fa. Sì, perché realizzi che magari pure agli eventi dopo, banalmente, ok, viene un sacco di gente, ma non viene cosa. Tutta quella gente. Non può essere sempre. Ti dico la verità, pure io piano piano l'ho metabolizzato. All'inizio non ci credevo, capivi, rimane a bocca aperta, dici ma cosa sta succedendo? Vedi le persone lì e dici ok, noi però dobbiamo giocare la partita. Capi. Ma ci pensi mai? Il rimpianto non averla vinta quella partita. No. Era bello così. No, allora sì, sicuro. Ok, se avessimo vinto era bello, sarebbe stato meglio. Però è stato proprio bello l'evento, capito? È stata proprio bello l'atmosfera. Il risultato sicuramente è stato brutto, però dico la verità, non ho dato tanto, tanto peso in quel momento al risultato. In quel momento ho detto, cazzo, ce l'abbiamo fatta. Cioè, capito, proprio come... Era il senso, esatto, il senso di tutto. Portare proprio... persone agli eventi, sì. Condividere... Cioè... Io vedevo, capito, tipo i mates, al Romix, gli Illuminati. E me l'avevo domo detti tutti. Sì, cioè riempivano gli stand, riempivano sì. Questi capannoni, capito, pieni di gente. E noi che stavamo lì a Romix salivi che rosicavamo, porca miseria, ma io rosicavo. Adesso, a parte rosicare, perché all'inizio va bene, io ricordo noi che saliamo sul palco, perché una cosa hanno fatto tutti. Che non ci cagava nessuno. Classica, ovviamente. Ma tu stai lì che ti fai i selfie, fai, oggi non c'era proprio nessuno a Romix, nessuno è lì per te, ma tu la fai. Tipo i cantanti prima del cantante. Sì, esatto, tutti qui per me, no, pensa, non è così. Però... Io salivo sul palco e fai delle cronache, mi ricordo, scroccando, perché mamma così ero figo mia, sul palco. Figura e merda, non mi ricordare. Vabbè. Comunque sì, cioè, ripensando a quei momenti, ad esempio del Romix, Comic-Con, che vedevo loro che riempivano sti capannoni, dicevo vabbè, ma quando invece... ma quando lo facciamo? Non è impossibile, cioè è una cosa comunque importante fare riempire tutte quelle persone, non è scontato. E invece tu poi... ci sei arrivato? Ci siamo. Però tu in questo caso specifico ci sei arrivato? In che modo? Portando avanti la tua più grande passione, cioè il Napoli e il calcio. Cioè quella roba là, addirittura eri in campo, quello deve essere stato sicuramente molto bello. Ed è un po' il senso della YouTuber League. Quella tensione, parlavamo di clima, di leggerezza iniziale, però quella tensione sana, cosa ti fa provare prima di ogni partita della YouTuber League magari o precedentemente anche della Summer Cup più recente? Allora, se si... parlando sempre di Napoli, sì. Sì. All'entrata, non so se si vede la mia faccia. Si vede. Cioè, si vede si la vede. Mia faccia. La tua è di Toselli. Io in quel momento, il mio corpo non era lì. La mia mente non era lì. Io non ero... Cioè, il mio corpo camminava, però non lo stavo comandando, capito? Non pensavo proprio a niente. Cioè, pensavo di non essere... Me l'ho detto pure a un sacco di miei amici. Ma cos'è successo? Cioè, ma pure stesso subito dopo l'evento, ok, abbiamo perso e tutto, ma che, cioè, perché? Però poi sì, ripensi comunque a tutto il lavoro fatto, però cazzo, ma che me lo ricordi, se avessimo vinto, forse avrei pianto. Pianto dall'emozione, perché comunque apri alzi la coppa. Vedi, c'è chi capitano. Piange quando vince e c'è chi piange quando perde. adesso arriviamo anche lì. No, sarebbe stato epico. Bello, 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 bello. Però comunque da raccontare a nipoti. Abbiamo parlato della YouTuber League. Tu sei lì, ti diverti, giochi.
c'è quel sogno inevitabile, no, di portare il Napoli a vincerlo questo trofeo, perché è sempre un torneo tra amici, però c'è quella roba là. Però tu la prima partita di sempre col Napoli a Napoli la giochi in un clima particolare, la giochi contro di me. È una partita che, sbaglio se dico che soprattutto per il post, ha rappresentato un mix di emozioni, cioè la bellezza di aver fatto quell'evento, le tante persone, sì. Ma un po' anche per colpa mia, un clima bello polemico, ti è arrivata sta pesantezza dopo. Allora, ti dico la verità, se sì. Fosse stata Scambia ti avrei odiato, ma non so di quanto. Però me lo dici adesso, prima di Scampia la pensavi così, perché prima di Scampia quello era l'evento, c'è sì. Stata anche Napoli-Lazio, no? Però era quella l'unica, no? Quella no. Napoli-Roma, quella là, sì. Sì, sì. Allora, è stato più un dispiacere proprio a livello di amico, capito? Cioè, dopo aver vinto la partita, tu avevi tutte le ragioni del mondo per essere incazzato, eccetera, perché comunque avevi le tue ragioni, ok? Capimini, tu è vicino, oh, non è possibile. Vabbè, ma non voglio riportare le parole esatte. Il senso si è capito. Sì, il senso, sì. ci sono rimasto parecchio male, lì per lì. Cioè, infatti, se vedi le riprese, quando tu me lo dici, io tipo alzo tipo gli occhi in aria per di cazzo, no, non volevo, capito? Non doveva succedere, non era capitare. Giusto rovinare il clima, sai, a volte a caldo ci comportiamo in modi un pochino poco lucidi, sì. E ne parlavamo, no, delle reaction, di quello che spesso mostri a caldo, puoi fare cose che non pensi o estremizzare pensieri che è giusto tenere da una parte. Io lì ho sbagliato da conduttore, da ideatore del format, e te ne accorgi adesso, perché poi ogni scusa è buona, no, per parlare di equilibrio squadre anche quando non ha senso. Anche se credo che, capito, da là. Creato, infatti io lo so questa cosa la so. Poi dobbiamo essere bravi a dare il giusto peso a tutto, sì. E a sapere noi che le cose vanno bene quando vanno bene. Però mi è dispiaciuto, ne abbiamo parlato ovviamente off camera. Va bene, ma... E sono state settimane belle pesanti per me. Però sai, quello è un momento in cui il cervello smette di funzionare. E pubblicamente ti voglio chiedere scusa per averti rovinato quell'evento lì a Napoli. Ma non c'è bisogno, tanto... C'è stata Scampia, quindi sti cazzi. va bene così. No, però cioè, se poi ci pensi, quella è l'unica partita giocata in casa dal Napoli, vinta. Sì. Perché poi Napoli-Lazio è una sconfitta vittoria, sì. Segni un gol pesantissimo. Sì. Napoli-Juve persa, Napoli-Milan persa. Napoli-Roma 8-2. A giocamo a Napoli? Il 7 febbraio anziché a Roma? Preferisci? No. Tanto contro di noi vincete a prescindere. Ma va a cagare. Questo è successo. Che lì inizia un po' la rivalità tra Roma e Napoli. C'era stata la prima partita nella Summer Cup, e abbiamo vinto noi ai rigori, ma ricordo sì. Te che sbagli il rigore decisivo e festeggi con me. Quindi quello perciò era il clima. Dico la partita tra amici. Però in quella partita sei riuscito a prendere tripletta da me. Mamma mia. Cioè, pensa un po' il livello. Vabbè, non avevate il portiere, ho detto questa cosa. In porta si alternarono Crispo, Mirko, Gualt, cioè di tutto in porta. Poi Napoli-Roma, Roma-Napoli di ritorno, stesso risultato, vittoria vostra. Per la legge dei grandi numeri, in teoria. Che dice? Fatti due domande. Non lo so. Allora mi spieghi un attimo. No, serio, perché non mi ricordo. Allora, ok, se vinciamo noi di 5 sì. Gol, passiamo noi. Se pareggiamo, passate voi. Se sì. Vincete voi, passate voi, ok? Sì. Sotto i 5 gol che succede? Passa il Milan. Vinciamo 1-0, passa il Milan. Sì. Allora, tu guarda. Mi odierai se vinciamo 1-0. Sì, ma infatti io devo dire, cioè, tanto non ce vede nessuno. Okay. Solo 1-0, manca un minuto. Infatti sicuro. Ma, fammi segnare, ma io, sai che l'ho pensato? Famo contenuto. Giuro che l'ho pensato. Cioè, mandi in finale Ragnar. Mandi in finale Mirko Mastro 5, che fa ancora più schifo di Ragnar. Allora, io ti dico la verità. Scherzi a parte. Tutto quello che hai fatto fino ad oggi è perché te lo sei meritato, te lo sei guadagnato. Quindi se puoi arrivare in finale... No, me lo devo guadagnare. Non accetterei io, ma d'altronde lo sai. In tutti questi anni la mia squadra è quella che ha vinto meno. E questa è già una risposta. Non serve dire altro, ma chi vuole capire capisca. Voglio parlare però della partita che è un po' più delle altre, al di là delle polemiche di Napoli... Ha acceso un po' tutto, che è quella, l'ultima, Roma-Napoli della Summer Cup. Quella è una partita che emotivamente io, se vuoi ti prendo in giro, ma non mi va di prenderti in giro. Dopo quella partita lì ci tieni ancora di più a Roma-Napoli, cioè diventa ancora meno banale come partita, no? Perché
lì il clima fu veramente particolare quest'estate. Ma bellissimo, è stata bellissima come partita, ma a prescindere da noi che abbiamo vinto, che abbiamo provato una bella emozione anche là, che non ci aspettavamo perché eravamo proprio sotto 2-1-0. Quell'arbitro di merda ci fischiava tutto contro. E lo dico senza problemi, partita in cui... allora capito, sembrava proprio una bolla che, capito, avevamo tutte le cose a sfavore. In realtà non so come abbiamo vinto, cioè in quella partita tipo Dario si è trasformato in Neuer. Sì, fa un gol. Però sì, capisco sì. Che siamo la tua bestia nera. Quello, guarda, io non lo so, è una reazione che ancora oggi faccio fatica a capire. Cioè, le partite ne ho perse tante, anche in modo più pesante. Ho perso dei derby che vincevo 4-2 a 5 dalla fine, eri tu in telecronaca, il decimo derby. Prendiamo due gol e perdiamo i rigori e stavo male. Ma lì non so perché. Non so se perché era contro di voi, se perché volevo... Vabbè, ma perché io penso che a questo punto tutti i calciatori ci tengano tanto, sia YouTuber League sia YouTuber Summer Cup, indossando poi la maglietta della squadra che tifi. Vedi, se continua così ci arriva, a 40 anni. I tifosi fuori che ti supportano. E lì c'era una bella cornice. Quindi sì, immagino, magari è stato un mix di emozioni, pure la tensione di aver organizzato tutto quello. Quello forse fa ancora di più di tutto il resto, della bellezza di rappresentare la squadra, che poi magari potevano essere squadre finte e avrei potuto avere la stessa reazione. No, però lì, ecco, effettivamente una cosa che mi rimane impressa, e la voglio dire pubblicamente perché magari la gente da fuori vede le polemiche, non sa sempre quali sono gli umori. Io lì l'avevo già fatto inizialmente su Instagram, voglio ringraziare, come ho ringraziato quella volta, c'era Simone vicino a me subito, c'eri te, c'era Mirko e io questo calore l'ho sentito. Mi ha aiutato forse a sfogarmi ancora di più perché poi senti sì, tutti alla tua parte. Perché vedi, sì, capisco, cioè avrei pianto anche io ancora di più perché vedi gente che ti conforta, allora accendo ancora di più l'emozione. Quello, ma guarda, è stata una botta d'energia bella, bella importante. Però poi il giorno dopo, e quindi la partita dopo, per voi si è aperto un altro tipo di rivalità, no? Col Milan. La partita va male. Però tu cosa hai pensato, al di là di quello che hai detto, quando hai visto quel gesto di Ragnar? Niente proprio. Hai sbroccato proprio? Niente, non, la mia testa era vuota. Come Scambia, uguale. Ma io non so, cioè, perché sono stronzo, non lo so, ma a volte... non ci ho aiutato a spegnere. Cioè, o non ci ho visto proprio più, capito, perché c'era pure mio fratello di mezzo, eccetera. Cioè, era una partita bella. La partita pure carica, era la semifinale, potevamo arrivare in finale, non ci siamo mai arrivati, mi sa, in finale di Summer Cup. No. Però siete anche sempre arrivati in finale terzo e quarto posto, mi sa. Sì, penso 2-3 volte. L'unica. Due volte. Essere arrivati in finale terzo e quarto posto, tutti e tre gli anni. No, 3 anni consecutivi. Sì. Avete fatto contro di noi, il primo anno abbiamo vinto noi, il secondo anno ha vinto la Lazio, la terzo e quarto posto, il terzo anno avete vinto voi. E vedi, cioè tu magari col pianto, io magari con la rabbia, vedi c'è sempre sfoghi quell'emozione, ovviamente sbagliando, ti dico la verità, perché infatti con Ragnar, a parte i video eccetera, comunque... Sì, no, immagino che insomma vi siate, credo... Peggio. Ah, molto. No, scherzo. È stato molto carino lui poi alla fine dell'ultima partita, no? Ma a parte i video è sempre il discorso che vuol capire, capisca. Quindi mando un abbraccio perché comunque è un rivale che rispetto. Un rivale che a Napoli non ha segnato, tutto questo. Che hai paura? Meno che male. Che... non sarebbe stato l'incubo peggiore. Ti posso dire una cosa? No. Non avreste rimontato anche senza prendere la traversa dentro la porta. Non avreste rimontato, stai tranquillo. Mamma. Non ci pensare, Andre. Lo rifai contro di noi. Anche perché ti svelo un segreto. Questo format porta bene. Fratino è venuto qua, mi è venuto a trovare, ha fatto doppietta. Ho capito. Tu farai doppietta contro di noi. Sì, però non è passato. Io penso alla squadra, non penso a me stesso. Mamma, bravi. Mamma mia, che capitano, ragazzi. Fate come si dice? Gli estratti. Facciamo un gioco. Allora, ti chiedo, intanto, secondo te, qual è il gol più bello... Ne hai fatti un po', dai. Che hai segnato? Io. Nella YouTuber League. Non vale la Summer Cup. Ok. Allora, credo come importanza Lazio-Napoli. Come quello è più pesante. Sì, pesante e bello, perché comunque
Mi hanno detto, ma non, gol, che io non capisco niente. È stato un bel gol perché mi so portato il difensore dietro. Hai fatto un bel movimento. Poi sul tiro nello specifico, responsabilità di DC System, sì, come sul gol di Crispo. È agitato la spizza. Palla verso Fiusa! 4-3! 4-3! Il Napoli segna un gol pesantissimo! E lo segna col suo capitano! Quello è un bel gol e poi è bello tutto. Cioè, tu che corri con la gente che ti corre dietro. Sai quanto ti ho invidiato quel gol? Sì, tu hai avuto la bravura e la fortuna, perché poi ti ci devi trovare anche in quella situazione, nel contesto. Hai segnato due gol che avrei pagato oro per essere al tuo posto. Uno è quello. L'altro è il primo contro di noi, okay, a Napoli. Sì. Tu te lo ricordi? Perché, ah, okay, perché quello lì è un gol. Tu prima della partita mi dici, io devo fare una dedica. Sì, te l'avevo detto pure per chi. Eh sì. Te l'avevo detto, sì. E tu segni. Poi la partita va anche bene, vincevi, ma tu segni? No, non ce l'avevi tu sotto lì la maglia. A ritorno ce l'avevo. Per dirti, cioè io volevo fare una dedica e è rimasta là. Ciao amore. Ma meno male. Aggiungo anche lato tuo invece, meno male, ciao amore, lato tuo, che ci sia stata quella dedica lì. Quindi quelli sono stati i due momenti in cui... Quale scegli dei due gol? Eh no, a questo punto però sì, anche quello là contro di voi, il primo... Questo qua della dedica, mm-hmm, insomma, Giuseppina, perché era troppo, al di là del gol, era troppo importante per me farle quella dedica. Scegli la dedica? No. Tra i due? No, scelgo la dedica, sì, okay, sì, me l'hai ricordato, scelgo la dedica. Però ho capito, dal momento in cui sono entrato in campo, avevo il timore di non segnare, di non... Poi vabbè, c'era Kiz... Di Mauro, facile. Vabbè. Grazie ragazzi. Allora, vabbè. Effettivamente fai due gol praticamente identici in quella partita. Uno sul primo, l'altro sul secondo, sì, pallo, ma stesso movimento. Parti da sinistra, dargli il pallone. Insigne. Insigne. Esattamente, esattamente. Vediamo se replicherai anche in questa partita. Vediamo come mi sveglierò. Come ti sveglierai? Se sveglierò. Ti sveglierai, madonna, è tutto il video che fa così. Ma è così tutti i giorni lui? No, solo oggi nello specifico. Sarà il clima di Roma che gioca. Senti, io ho fatto commentare a Fratino. Quindi adesso tu, visto che lo facevi su FIFA da piccolo, come me, fai la telecronaca di un gol. Di un tuo gol. Vai. Puoi scegliere, che ne ho due pronti. Ok. Puoi anche commentarli tutti e due. Napoli-Roma, quello dell'unicorno, e Napoli-Lazio, il gol del 3-4. No, mi metto vergogna quello della maglia. Vai, no, scelgo Napoli-Lazio. Scegli Napoli-Lazio. No, mi metto vergogna. Allora, quando vuoi fai partire, non c'è audio. È rimessa laterale, quindi. Okay, aspetta, chi la batteva? Baffo. Sì. E attenzione, Silvestro Baffo, rimessa laterale direttamente da Castelvolturno. La palla per Fius! Fius Gamer! Porta il Napoli direttamente a Scampia! Eccolo qui, con tutti i tifosi, un'invasione di campo incredibile! Vediamo la dedica, sì, del capitano. Vediamo a chi? Alla mamma! Che uomo! Che uomo questo Fius Gamer! Un capitano vero, oltre al campo! La chiusa è bellissima! Fanta, tra l'altro, l'avessi commentata live questa cosa, avrebbe portato male, perché tu lì la partita non è finita e mi dici già porta il Napoli in finale! Questa è una cosa che quando io la dico, lo sai, i colleghi mi cazziano. Che tipo mancano 10 minuti, sì, vai sul 2-0, io faccio la chiude. Ma che chiude? Ma chiude. Sì. Soprattutto poi a calciotto, capi? Che sì, lì è apertissimo. Però bello. Bravo. Grazie, cioè, frate. Mi fate sapere nei commenti, come secondo voi, come è andato. Facciamo un altro giochino. Ho preparato 5 foto di 5 persone diverse. Vabbè, Ragnar ci sta, sicuro. Ma non lo so, ma che ne sai? Faccio così se Ragnar... Va bene, però... Ovviamente loro non vedono le foto, le vedi soltanto tu. Okay. Mi puoi dire di tutto, puoi essere anche cattivo, tanto nessuno saprà mai chi c'è in quelle foto, ok? Mi dici che ne pensi di queste persone. Quindi parto da questa. Poi ripassami il telefono. Tieni, puoi tenerlo. Ah, scusami. Non morde, basta che non lo tocchi. Sì. Allora, vabbè, lui per me è tutto. Tutto e niente. Ah, madonna. Un po' no, lui per me è tutto. Comunque, se non ci fosse lui... però non ti voglio far capire, aspetta. Oddio, non voglio e non... Vabbè, tu hai visto. Quindi... Ho scelto io. Non ti voglio far capire. Va bene. Non gli voglio far capire troppo, perché sennò è palese.
Sì, credo che... Intervista post partita, ha cambiato... Sì, credo abbia fatto bene. Sì, è la persona, credo, una delle più importanti della mia vita. Stoppia. Stoppia. Vediamo. Te ne faccio vedere un'altra. Questa non te l'aspetti. Scommettiamo? No, Fede. Non lo credo. Tanto non lo sanno, puoi essere cattivo. Ma in realtà, capito, lui è bravo, capì, però mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto per quella cosa che poi è successa. Uh-huh. Non potete mai capire, oggi è impossibile. Però è un bravo ragazzo. Bello che zoomi la foto per cercare di capire. Sì, mi dispiace, più zoom, mi dispiace perché e più zoom non, più non doveva finire così, no, capito, tra di noi. Vabbè, ma a volte guarda, quando metti le corna è così. Mi dispiace, comunque ti mando un abbraccio. A posto. Allora, foto successiva che ti faccio vedere. Ok. È il mio idolo. Il mio idolo... Forse qua potete capire qualcosa. Sì, il mio idolo di sempre, proprio in generale, in tutto, perché... Cioè, magari in tutto no, in un ambito specifico, che non vi dico cose se non è troppo palese. Il mio sogno è quello di incontrarlo. Non l'hai mai incontrato? No. Vorrei proprio tanto. Ho incontrato i suoi figli. Ah. Stop, non vi dico altro. Ok, ok. Potreste indovinare, al di là del fatto dell'idolo, magari indovinano già lì. Questa anche non te l'aspetti, ma secondo me fa bene agli occhi. Ma è... No, beh, bella ragazza, però è troppo... Piccola. Non dovevo dire. Belle... No, no, puoi dire, dire il genere. Puoi dire anche cosa ti ispira. No, niente, come ti ispiravo perché sei no, ragazzo no, fidanzato. No, vabbè, è una bella ragazza, però... Che cazzo l'hai mai conosciuta? Non lo so, quello che vuoi. No, conosciuta... No? No, ho conosciuto tipo... Non so se fidanzato. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Leggende no, però, narrano. Credo sia dacci brava. Dacci qualche indizio, in dai. Quella che fa. Aiuta, è un costume verde, da sta... Quindi in foto in costume stai guardando? Sì, no, tu me l'hai fatta vedere, tu me l'hai fatta vedere. Okay. No, comunque è piccolina, non ti posso dire niente. Ma a prescindere non ti avrei detto niente. Non lo so se hanno capito, sono veramente pessimo. Ci rifacciamo subito con l'ultima foto del giorno, prego. Ok. Allora, un grande cosa? Fuori dal campo. Uh-huh, ma in campo? Un grande competitivo. Mm. Sì. Sì. Tanto. Lo è. Più di te. Più di Seispo. Quindi in campo non è un bravo ragazzo. No, zero. Zero. Zero proprio. Ma pensi tu l'hai affrontato, no? Sì. Vabbè, comunque si naluto. Sì. Chiusura perfetta. Andrea Fusco. Sì. È stato un piacere averti qui. Noi Federico ci rivediamo Marconi. In campo tra qualche giorno. Sì. Per Roma-Napoli. E chissà se alla fine della partita sorrideremo entrambi ancora. Sì, quello... No, è impossibile. No. Uno triste, uno felice. Almeno dici le prime due ore. Oppure tutte e due tristi. Passa il Milan. Ciao, Ayu. E Ayu? Ciao. Ciao.